Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. È arrivata la bozza del nuovo decreto Covid. Purtroppo niente zone gialle ad aprile, riaprono scuole in zona rossa. L'Italia dunque rimarrà blindata anche durante il mese di aprile. Vediamo tutti i dettagli in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale, naturalmente tutto gratuito. Il Consiglio dei Ministri, convocato per oggi pomeriggio, si appresta a varare il nuovo decreto legge Covid, che entrerà in vigore a partire dal 7 aprile, dopo la scadenza dell'attuale DPCM. Il nuovo decreto, secondo quanto si legge in una prima bozza, conferma lo stop alle zone gialle per tutto il mese di aprile. Dunque l'Italia resterà tra arancione e rossa fino al 30 aprile. Confermato anche il divieto di spostamento tra le regioni, così come il coprifuoco alle ore 22. L'unica riapertura certa è quella delle scuole. Si torna infatti in classe anche in zona rossa fino alla prima media. Arriverà anche il via libera ai concorsi pubblici. Resta l'automatismo che fa scattare la zona rossa in caso di regioni con più di 250 casi ogni 100.000 abitanti. In zona arancione saranno consentite le visite a parenti, amici per un massimo di 2 persone che si spostano verso una sola abitazione privata. Non vengono invece permesse in zona rossa. Resta dunque attivo il divieto di spostamento tra le regioni. Dal 7 aprile infatti non cambierà assolutamente nulla, venendo prolungato il divieto di mobilità. Gli spostamenti al di fuori della propria regione resteranno consentiti solamente per i motivi di salute, necessità e urgenza o per il ritorno alla residenza, al domicilio e all'abitazione. Resta consentito il ritorno alle seconde case in zona rossa, anche se alcune regioni hanno previsto ulteriori restrizioni con l'impedimento al ritorno alle seconde abitazioni fuori dalla propria regione. Vengono invece sbloccati, come abbiamo detto poco fa, i concorsi pubblici. La vera novità di questo nuovo decreto sarà la riapertura delle scuole anche in zona rossa. Gli studenti torneranno sui banchi anche in zona rossa almeno fino alla prima media. In zona arancione invece si prevede il ritorno nelle scuole in presenza fino alla terza media con la didattica a distanza almeno al 50% per quanto riguarda le scuole superiori. Il nuovo decreto impone inoltre anche l'obbligo di vaccinazione anti-Covid non solo per i medici a stretto contatto con i malati, ma anche per tutto il personale che lavora nelle strutture sanitarie. Tale imposizione riguarda quindi tutto il personale, a partire dagli infermieri, operatori sociosanitari, dipendenti delle RSA e degli studi privati e anche delle farmacie. Si prevedono sanzioni per chi rifiuta il vaccino, non il licenziamento, ma l'attribuzione di nuove mansioni dove è possibile, altrimenti la sospensione dello stipendio per un tempo considerato congruo rispetto all'andamento della pandemia. È previsto anche lo scudo penale per chi somministra i vaccini, mentre resta la punibilità solo per i casi di colpa grave. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.